Ciao a tutti, in questo periodo di stop generale ho deciso di mostrarvi una mia ricetta. Oggi vi faccio vedere il mio risotto al pomodoro con una tartare di orata, zucchine marinate e salsa yogurt. Gli ingredienti sono del riso carnaroli, yogurt, zucchina, pomodorini, basilico ed aglio, un filetto di orata, limone, burro parmigiano, olio e una marinatura a base di aceto, acqua e pepe in grani. Come prima cosa inizio con la marinatura delle zucchine. Io l'ho tagliata a listarella dove andrò a marinare per mezz'ora nella base di aceto, acqua e pepe in grani. Nel frattempo ho fatto un soffritto con dell'aglio in camicia e gambe di basilico. Aggiungo i pomodorini tagliati a conca a sé. Ed do una scottata velocissima, proprio 30 secondi. Una volta passati 30 minuti, ho tamponato e asciugato bene le zucchine dalla marinatura e le vado a intrecciare sopra della pellicola trasparente. Una volta intrecciate, dobbiamo ottenere questo. Vado a condire lo yogurt con un filo d'olio, pepe e sale. Mescolo e la salsa è pronta. Iniziamo con la cottura del risotto. Quindi un filo d'olio nella casseruola, riso, e facciamo tostare bene. Una volta tostato bene il riso, aggiungo il sale, i pomodorini e bagno con il brodo vegetale. Proseguiamo la cottura aggiungendo man mano il brodo. Nel frattempo ho fatto una tartare piuttosto grande con il filetto di orata e l'ho condita con un filo d'olio, sale e pepe. Una volta portato a cottura il nostro riso, andiamo a mantecare con il parmigiano grattugiato, basilico, burro tagliato a tocchetti, tutto da frigo, il succo e la scorza del limone e giriamo. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, un abbraccio a tutti, restiamo a casa e speriamo di tornare il prima possibile tra i fornelli. Ciao a tutti!